Le altcoins, soprattutto alcune, si trovano nel pieno di una pericolosissima fase di bolla e tra poco crolleranno. Questa è la mia visione del mercato, guidata soprattutto dall'esperienza passata. Prima di mettere il dislike, chiudere il video e additarmi come il rosicone che avrà perso il treno, vi chiedo di ascoltarmi, perché ho già vissuto in passato una fase del mercato come questa. Era veramente, veramente simile, con alcune differenze, ma i macro, diciamo così, si ripresentano. E non banalizzate dicendo: ma questa volta è diverso, questa volta c'è più valore, questa volta il mercato è più maturo, perché in realtà, se da un lato è vero che c'è più valore, che il mercato è più maturo e quant'altro, non bisogna confondere il valore dei progetti e del mercato con il prezzo degli asset, che è guidato da persone. E se le persone commettono gli stessi errori emotivi e sono sfruttati allo stesso modo poi dei grossi capitali interessati a guadagnarci sopra, lo scenario si ripete tale e quale. Per questa ragione ho deciso di fare questo video che dividerò in due parti. Una parte di premesse, dove vi racconto quali sono secondo me le similitudini tra il mercato delle altcoins attuale e quello del passato, come secondo me si andrà a portare avanti questo scenario, ve l'ho detto, con un crollo inesorabile e un bear market prolungato delle altcoins stesse, e una seconda parte invece dedicata a possibili soluzioni. Perché non vuol dire che allora non bisogna neanche toccarle le altcoins, perché ci sono delle enormi opportunità di guadagno anche durante le bolle, però non bisogna poi sbriciolare quei guadagni che si può fare con altrettanta facilità, e questo è causato dai tipici errori da principiante, quale il pensare che il bull market non si esaurirà mai perché il progetto è il futuro, perché qui, perché lì. No, sono tutti errori catastrofici che, se ci fanno cadere in questa trappola, va a finire che tutti i guadagni sudati che ci siamo goduti durante il bull market vengono disintegrati con la medesima velocità. Quindi, tenendo alcuni precetti che non sono neanche difficili, è possibile preservare questi guadagni evitando la fase dolorosa, quindi evitando il bear market che inesorabilmente conseguirà ad una crescita così parabolica. Quindi mi raccomando, ascoltatemi fino alla fine, perché secondo me vi potrebbe essere utile, soprattutto se questo bull market è il primo che state vivendo. Inizio con il farvi una domanda: chi di voi che mi sta guardando in questo momento era qui a fine 2017, inizio 2018? Ditemelo nei commenti, che voglio sapere in quanti siete. Voi che l'avete già vissuta, ditemi quali differenze vedete tra il bull market altcoins di quel tempo e questo, ma soprattutto quali similitudini. Io vi dico quelle che vedo io. Innanzitutto c'è sempre un trend dominante, che possono essere le platform, come quelle nuove appunto piattaforme sulle quali creare token, i token, quindi il tokenizzare qualsiasi cosa, che era un altro grande trend del 2017, vedi tutte le ICO. Adesso cosa abbiamo? Abbiamo la DeFi, abbiamo i DEX, abbiamo il liquidity mining, abbiamo un po' appunto la decentralizzazione. La DeFi può essere considerata una macro categoria. Su questo trend, che ha fatto nascere il mercato, il bull market, e soprattutto si è portato dietro tutta una serie di nuovi progetti, perché quando è andato avanti è uscito il primo, che è stato Compound, tutti gli altri hanno iniziato a seguire, a fare il loro token di governance come quello di Compound. Sono nati nuovi progetti DeFi per fare appunto liquidity mining, per lasciare la liquidità e guadagnare questi famigerati token che continuavano a salire di prezzo. Sono nati alcuni progetti finalizzati ad automatizzare il liquidity mining tra altri progetti. Alcuni sono nati e sono morti nel giro di poco tempo, vedi YAM, che è morto proprio oggi a causa di un bug. È stato pubblicato e gente lo utilizzava senza nemmeno pensare, nonostante il suo source code, il suo codice dello smart contract, non avesse avuto nessun tipo di audit. E guarda caso ci hanno trovato un bug. Un'altra somiglianza enorme che noto riguarda il sentiment delle persone riguardo queste tipologie di progetti. Si tende ad avere un po' di paraocchi, cioè a guardare solo i lati positivi, escludendo i lati negativi, e soprattutto proiettare quello che sta accadendo adesso sul futuro anche più lontano, e si commette un tragico errore, perché se guardiamo indietro, nella stragrande maggioranza dei casi, tutti quei progetti che sembravano così futuristici, infallibili, destinati a diventare mainstream, alla fine quasi la totalità sono scomparsi nel nulla. Questo è un tipico atteggiamento
atteggiamento di sentiment da bolla. Io non so voi, ma a me piace molto entrare nelle community locali dei vari progetti, innanzitutto per informarmi, per rimanere sul pezzo e conoscere gli sviluppi, perché molti di questi progetti sono estremamente validi e vale la pena conoscerli. E noto che c'è uno sbilanciamento in queste fasi dal parlare dello sviluppo del progetto come dovrebbe essere al parlare unicamente del prezzo. Ad ogni candela verde di una giornata ci si continua a gasare a vicenda dicendo sì, guarda come sono ricco, flexare gli screenshot del wallet, il più 250%, cose del genere, e non parlare più praticamente dello sviluppo del progetto, di quello che fa, di dove punta ad arrivare, di carattere un po' tecnico. Si guarda soltanto il prezzo. Il giorno che c'è una candela rossa magari del meno 5%, vedi già il panico e tutti quanti che iniziano a dire: oh no, ma adesso che succede, perché è sceso secondo voi, perché non sale più? Insomma, delle discussioni molto molto frivole che fanno capire che le persone sono dentro quel progetto lì non sapendo magari nemmeno di cosa si tratta, se non per sentito dire e magari da qualcuno che gli ha detto cose estremamente positive per farlo prendere dalla FOMO e farlo acquistare ancora di più. E soprattutto quello che accade è che si proietta questa crescita nel futuro, quindi ci si comincia a immaginare che tra 3 mesi questa crescita sarà andata ancora più avanti e dal 5 per che ha fatto adesso farà un altro 50 per, che è come comprare Bitcoin quando valeva $10, che è il prossimo Ethereum e tutte cose di questo tipo. Ecco, questi sono dei campanelli d'allarme enormi che urlano bolla, urlano attenzione, perché una dinamica di questo tipo, di FOMO, di fatto che la community pensa solo ad acquistare e a immaginarsi già ricca grazie a quell'altcoin che ha acquistato, alla fine si riversa nel suo contrario, perché quando inesorabilmente, e tra poco arriviamo al perché succede questo, inizia la fase ribassista, un elastico così tirato, quindi un ambiente così malsano all'interno delle community e dei compratori di quei token, si riflette in maniera catastrofica, andando a esacerbare la fase ribassista, creando quelli che si chiamano i bag holders, ovvero coloro che hanno acquistato in alto, pensando appunto al proseguire della bull run, e poi si ritrovano con un pugno di mosche perché il progetto vale meno del il token, vale meno della metà di quello che valeva al loro prezzo di acquisto. Veniamo ora all'ultimo, nonché più importante punto di questa premessa, prima di arrivare a parlare della soluzione, ovvero io ho detto che le altcoin scrolleranno, ma come faccio a dirlo, ad esserne così convinto? Ovviamente di certo non c'è nulla, partiamo da questo presupposto e io potrei avere torto, però il mio modo di operare lo imposto con la certezza che ho in testa io, che prima o poi questa salita gigantesca che c'è stata sulle altcoins si tradurrà in un potentissimo bear market che travolgerà il più delle persone, perché la grossa parte dei compratori ha comprato dopo che l'inizio del trend era già partito, quindi a prezzi decisamente alti. Se fate parte di quella categoria di persone lì, mi raccomando, rizzate le antenne nella parte inerente la soluzione. Il fatto che si sia creato un andamento parabolico del prezzo dal punto di vista del mercato si traduce col fatto che chi ha acquistato prima ha accumulato tantissimo valore, ma non parlo dei retail che hanno messo i loro 100 euro, i loro 1000 euro, parlo dei grossissimi capitali, di coloro che hanno investito all'inizio, che hanno investito quando il progetto valeva poco, che hanno accumulato e magari hanno contribuito tramite news, tramite varie cose, ad incrementare questo bull market e la FOMO. Perché? Perché loro ovviamente ci guadagnano da questo. Come fanno a guadagnarci? Chiaramente non holdando a vita il token, che è una cosa un po' da sognatori, se vogliamo, da affezionati. Prima o poi bisogna vendere per realizzare il profitto, perché anche se ci piace tantissimo il progetto al cui il token si riferisce, se vogliamo tradurlo in profitto cash, dobbiamo venderlo. Non ci sono cavoli su questo. E quindi, secondo voi, quando lo fanno, se non all'apice di una bull run parabolica che fa aumentare il prezzo di 100 volte? Direi mai più. E quindi quando è che inizia la fase di sell-off? Ecco, questa è una domanda alla quale non si può rispondere ed è il grosso punto interrogativo del mercato delle altcoins. Ma la fase di sell-off, una cosa certa, che per me è certa, è che arriva. Perché tutto ciò che sale in prezzo prima o poi scende, perché sono le leggi del mercato, perché qualcuno vorrà farne profitto vendendo a tante volte di più di quello che ha acquistato, e soprattutto prima o poi la gente che compra
finisce, perché se tutti hanno comprato, chi compra più? Quando tutti hanno comprato, detto in parole estremamente semplificate, non c'è più nessuno che compra, e se qualcuno inizia a vendere forte, cioè da abbassare il prezzo, da iniziare a invertire proprio il grafico, si crea una tendenza opposta, ovvero si svende, il prezzo si abbassa, chi ha comprato ai massimi inizia a spaventarsi, a dire ma caspita, non è che ho sbagliato qualcosa, cosa combino, cosa non combino, e rimane intrappolato in perdita potenzialmente per sempre. E quindi cosa fa? O realizza la perdita e vende, oppure rimane intrappolato per l'appunto e aspetta a vendere, ma prima o poi dovrà vendere in perdita anche lui, perché la speranza dopo tanto tempo muore, soprattutto se qualcuno ha comprato ai massimi sbagliando, essendo novizio, di solito è proprio quello che va a vendere in perdita, il classico buy high, sell low. Chi invece è in guadagno e vede che inizia a invertirsi il trend, se è furbo, cosa fa? Fa dei take profit anche lui, perché non è che sta lì a aspettare che si sviluppi il bear market per guadagnarci meno, no, io ho realizzato un bel profitto, vendo, e quindi questo alimenta ancora di più la fase di bear market. Affinché il bear market si esaurisca, serve che la domanda di nuovo superi l'offerta, e capite che quando alla base c'è uno squilibrio così grande, dove tutti hanno già comprato, quindi la domanda è già pressoché satura, inizia la fase di vendita, quindi c'è praticamente solo offerta, si innesca questa fase ribassista, che solitamente dura molto di più, perché è una fase più diluita nel tempo, perché ci sono tutte queste dinamiche che non si presentano tutte nel medesimo momento, come la bull run, che invece tutti comprano e basta contemporaneamente finché non si va parabolico, però è molto più dolorosa, perché appunto se siamo intrappolati in perdita e vediamo continuamente scendere il prezzo, ci disaffezioniamo al progetto che ci aveva fatto innamorare dell'idea di diventare ricchi, e vedete che tutto si sbriciola, compresi i nostri profitti. Questa è una cosa da evitare. Vi ripeto, non so quando accadrà, perché potrebbe accadere tra una settimana, tra un mese, però la cosa che so è che accadrà, che mi sento che di dire che accadrà, e bisogna farsi trovare pronti, e quindi vediamo come. Ho individuato tre possibili soluzioni, guidate soprattutto dal motivo per cui sono stato portato ad acquistare e detenere questo token o questa altcoin. Il primo è l'investimento, quindi significa io ho trovato valore in quel token lì per qualche motivo che è mio, l'ho pensato io, e ho deciso di allocare una parte del mio capitale su quel progetto lì, perché ho pensato, penso che il suo valore possa aumentare nel tempo, potrà avere un ruolo nell'ecosistema delle cripto e della blockchain, totalmente legittimo. Qual è l'errore da non fare? L'errore da non fare è far diventare quel piccolo investimento, perché un investimento in altcoins secondo me deve rimanere contenuto, a meno che non si voglia vedere il proprio portafoglio fluttuare a doppie cifre percentuali ogni giorno, ma quello non è più investimento, lasciatemi dire, diventa veramente una scommessa. Quel piccolo investimento lì non deve diventare una fetta troppo grande, proprio per evitare che il mio portafoglio da portafoglio di investimento diventi un portafoglio di un biglietto della lotteria. Spero che un giorno farò per 1000. Ecco, questo non è investimento, mi raccomando, non confondiamolo. E quindi una strategia ottima, razionale per fare ciò, è dire: io ho acquistato l'altcoin X. L'altcoin X è allocata il 5% del mio capitale nelle cripto. Se l'altcoin X fa 10 per e dal 5% diventa il 30, dico un numero a caso, cosa faccio? Ne vendo a fine mese, ogni due mesi, ogni tre settimane, ogni trimestre, ne vendo tanto quanto da far ritornare il 5% su quell'altcoin lì. Se poi quell'altcoin perderà di valore, allora ne acquisterò ancora un po', e dal 5 passerà al 3, per dire, ne acquisterò ancora un po' per farla ritornare al 5. In questo modo smorzo le perdite, se ci sarà il bear market, e soprattutto realizzo questi dannati profitti che il bull market mi sta dando. Io sono stato visionario, diciamo, ho visto il potenziale in questa coin, ci ho azzeccato, effettivamente ha avuto una crescita di valore, realizzo i profitti, e nel frattempo mi tengo una parte di portafoglio allocata su quella coin, perché io comunque ci trovo valore. E questa è una strategia completamente razionale che consiglio a
occhi chiusi a chiunque non si voglia mettere a fare trading. Chi invece vuole fare speculazione, ovvero comprare in basso per rivendere in alto, banalmente, vabbè, in questo caso è estremamente semplice, deve vendere in alto. Quindi non fatevi accecare dall'idea che continui questa bull run e fate dei dannati take profit lungo il percorso, non tutti in una volta, perché magari poi lo facciamo troppo in basso e continua a salire e ci incazziamo con noi stessi. A parte che un mancato profitto maggiore, tra l'altro con un profitto già realizzato, è sicuramente meglio di una perdita, questo senza ombra di dubbio, ma sicuramente ci sono modi più furbi che vendere tutto in una botta, perché poi potrebbe tranquillamente continuare a salire. Quindi individuare delle zone di take profit a cui fare dei take profit parziali e poi avere una politica, ad esempio, di trailing stop, laddove noi andiamo a spostare il nostro stop loss lasciandolo largo, evitando che ci scatti al primo dampino che c'è, perché poi nelle fasi paraboliche si verificano anche i flash dump immediatamente assorbiti, e anche quello è da evitare, ma seguendo appunto il trend. Quindi magari ogni nuovo minimo noi andiamo a spostare lo stop loss lì sotto con ampio respiro e siamo già discretamente tranquilli. Oppure un altro modo è che quando vediamo che inverte la struttura, si iniziano a creare lower highs, lower lows, allora possiamo iniziare a chiudere le posizioni. Insomma, ci sono tanti modi. L'importante è fare profitto e non ciecamente fare un buy and hold finalizzato a chissà che cosa, ok? L'ultima possibilità che mi sono immaginato è di chi vuole partecipare al network della coin, quindi magari fare staking, delegare lo staking, che è una cosa bellissima, meno male che c'è chi lo fa. Però in quel caso lì bisogna sapere quello che si sta facendo. Quindi non abbiamo comprato la coin solo per fare profitto rapido, diciamo così, dobbiamo essere pronti ad affrontare un bear market prolungato, perché sappiamo che c'è la fase parabolica, ci sarà il bear market prolungato e quindi dobbiamo essere pronti ad affrontarlo, a vedere il nostro controvalore calare e non fare una piega, perché noi pensiamo allo staking, pensiamo all'holding, pensiamo a quello a cui pensiamo. E quindi cosa non c'è da fare? Vendere nel momento più sbagliato possibile, perché spesso una cosa che i neofiti fanno è dire: io compro e holdo perché amo questo progetto, metto in staking così faccio la rendita passiva e continuo a salire, sono contentissimo, inizia a scendere, inizio a cagarmi addosso e allora dico: cacchio, magari svincolo dallo staking perché non si sa mai che devo vendere. E poi continuo a scendere perché si alimenta il bear market con le logiche che dicevamo prima, e alla fine uno vende quando non ce la fa proprio più e di solito non vende mai a un buon prezzo, cioè si perde una grossa fetta, perché di solito l'inizio del bear market è la parte più repentina e è capace di perdere anche un terzo, un quarto di tutta la crescita che ha fatto nel giro di pochi giorni. Parliamo di altcoins, parliamo di iperestensione veramente forte, e quindi c'è questo rischio. Più si aspetta, più ci si danneggia, a un certo punto uno non ce la fa più e vende. E allora non eri mica un holder, no, vedete che ci si improvvisa a seconda di come tira il vento. Bisogna avere ben in testa quello che si vuole e razionalizzare in base a quello. Basta, vi ho asciugato abbastanza, direi, però ci tengo davvero soprattutto che soprattutto i neofiti, non commettano questi gravissimi errori. Se avete fatto dei buoni profitti, se state facendo dei buoni profitti sulle altcoins, benissimo, vedete, ve lo sto dicendo in tempo, salvaguardateli. Non vuol dire vendete tutto, non vuol dire uscite dalle altcoins e non toccatele più, ma vuol dire state attenti, perché con la stessa velocità con cui salgono poi scendono, e non è un forse, è una certezza, perché il mercato funziona così. Andate a guardare i grafici a fine 2017 e lo capirete. Questo è quanto, vi chiedo un vostro commento, una vostra opinione, lasciatela nei commenti, per l'appunto. Se c'è qualcuno che si sente di aggiungere qualcosa, che lo faccia. Se mi volete dire: dici un sacco di cazzate, secondo me non è così, mi raccomando fatelo, perché la discussione è fondamentale. Io vi risponderò e vi dirò quali sono appunto i miei pareri, anche se penso di essere stato già sufficientemente esaustivo. Vi auguro una buona serata e alla prossima.